sono un pochino, che i ragazzi qua sono sintetici, molto bravi nella, nella sintesi, però la sintesi bisogna capirla, non è facile, è un periodo che a volte è meglio allargare un po'. Un periodo in cui magari non concediamo tantissimo, quel po' che concediamo lo paghiamo. No, vabbè, oggi cioè, non abbiamo concesso niente con Cittadella, oggi abbiamo concesso tanto, oggi abbiamo concesso. Settimana scorsa davvero non abbiamo concesso niente. Abbiamo concesso tre palle gol, noi quelle poche che abbiamo, dura. Vabbè, loro sicuramente sono un'altra squadra. Fisicamente ci ha devastato, su ogni calcio piazzato, come dice il mister, potevamo andare sempre in difficoltà e prendere sempre gol. No, ma tu non hai visto una squadra tosta rispetto a quella dell'andata, così via, quella dell'anno scorso, Maria tosta. Sicuramente rispetto all'anno scorso sì, però secondo me è stato abbastanza tosta anche noi, cioè, non mi sembra aver sofferto la loro grinta, qualcosa del genere. Cioè quando aveva la palla noi comunque da una parte all'altra ce la facevano giocare. Ma loro ho visto male abbastanza... io che ho detto che non avevo tempo di essere un pochino più tosta, no, ostia, più... sicuramente, però... Non è che facevamo pressi in tutto campo, erano abbastanza attendisti, ci facevano girare la palla, poi dietro erano tosti, cioè, dietro erano sicuramente tosti, una bella squadra, non è che... Beh, fuori discussione, insomma, no? Che Pavia sia una bella squadra, c'è un bello stadio e tutto quanto, c'è tutto per fare qualche salto in più, di sicuro. Noi dobbiamo cercare di stare in categoria e man mano crescere come società, come squadra, come tutto, insomma, no? Questo è la verità, ma via, è nei piani alti, noi siamo nei piani bassi, senza vergogna e così via, anzi, voglio dire, quei ragazzi qua sono partiti comunque dalla promozione, hanno vinto tre campionati di fila, poi uno la C2 l'ha tolta, quindi sono tornati in C1, l'anno scorso sono salvati senza passare attraverso i play-out, e quest'anno è un pochino più complicata, ma confidiamo di riuscirci anche stavolta, o perlomeno ci proviamo, insomma, no? Nel frattempo, chi lo sa, poter crescere anche come squadra, come società, questo è un pochino l'ambizione di una squadra del Giallo di Gorgonzò. Poi oggi la partita Pavia ha meritato davvero e si è vista proprio una diversa fisicità tra le due squadre, assolutamente. Poi non parliamo di qualità, perché i 23 davanti del Pavia, Sforzini in un modo, Cesarini e Ferretti nell'altro, insomma, sono giocatori, il sinistro di Ferretti, la tecnica, la fantasia, il passo di Cesarini, il colpo di testa, la personalità di Sforzini, insomma, fanno di questa squadra qua una squadra che può andare a... Quindi noi la dobbiamo dimenticare in fretta e parlare e pensare subito all'anco e così via. Grazie. C'è molto altro da dire. Grazie. Grazie. Si è trovato meglio col 3-4-1-2 o col primo modulo? Col 3-4-1-2. Col 3-5-2, secondo tempo. Alla fine eravamo sotto 2-0, il ruolo più o meno lo stesso, nel senso. Spingevo quando potevo spingere, certo, quasi in pensiero era un po' più stretto. E non potevo salire magari a pressare il terzino loro, ma non cambia, cambia poco. Secondo tempo hai fatto un po' di cross o no? Sì. Mi ero un po' addormentato, sì. Io. Ho fatto un po' di cross, non abbiamo preso neanche il secondo tempo. Una rossina di piedi, poi quella. Ha sentito il pullman, mister. Grazie. Qui pensando, secondo tempo, primo tempo era inutile che facesse, perché non c'era nessuno in aria. Secondo tempo c'era uno e anche poi Rossini in aria, ma non abbiamo preso di testa neanche lì. È inutile che lo teniamo. Mettiamo due difensori bloccati lì e è inutile che va su. No, grazie. Grazie a voi.